Sì, sono Eugenio Casarino, gruppo Movimento 5 Stelle. Beh, allora, molte cose sono già dette dai miei colleghi. Io aggiungerei che è evidente a questo punto che per la fretta con la quale la maggioranza, ancora una volta, così come sul progetto di legge sul consumo di suolo, la fretta con la quale ha condotto tutta la discussione finora in commissione su una tematica così delicata, evidentemente mostra il fatto che l'unico obiettivo, il principale obiettivo che si pone la maggioranza con questa legge regionale è quello della propaganda, e cioè, come più volte già dichiarato sulla stampa e anche in commissione, quella di limitare, l'ho detto apertamente, proprio in segno di sfida, di limitare o di impedire la costruzione di nuove moschee in Lombardia. Io vorrei ricordare solo un dato: in Francia ci sono 5 o 6 milioni, a seconda dei calcoli, di musulmani regolarmente residenti, ci sono 2.200 moschee già costruite. In Lombardia abbiamo 420.000 musulmani regolarmente residenti che pagano le tasse, che lavorano nella nostra regione, e abbiamo una sola moschea regolarmente costruita a Segrate. In rapporto alla Francia devono già averne 150. Questo già dà l'idea di come sia una battaglia, quella che direbbero i politici una volta, una battaglia di retroguardia, quella che la maggioranza può condurre. L'obiettivo principale, oltre alla propria propaganda politica, è quello evidentemente di contrastare innanzitutto il bando del Comune di Milano sulle 3 aree per nuove attrezzature religiose che è in corso. Quindi io direi una logica assolutamente miope. E per raggiungere questi obiettivi, la maggioranza che cosa fa? Mette in piedi un pastrocchio urbanistico che invade in una parte competenze statali, viola, secondo 3 pareri dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale, diritti sanciti nella nostra Costituzione, ma soprattutto anche dall'altra parte invade autonomie e competenze dei comuni, per di più gravandole anche di oneri burocratici. Direi veramente come dire, un pasticcio ed una vergogna su tutti i punti di vista. Io passerei la parola a Andrea Fiasconaro. Sì, Andrea Fiasconaro, capogruppo Movimento 5 Stelle. Noi con responsabilità oggi ci siamo seduti come gruppo politico a questo tavolo perché riteniamo di dover mandare un messaggio chiaro, unito, di contrarietà a questa legge. Una legge che è, come si è detto, ha forti rischi di avere profili incostituzionali, è una legge sostanzialmente inutile, una legge strumentale. E una legge che, e questo va detto ai cittadini, non risolve problemi. La legge parla di tutti i luoghi di culto in generale, quindi il dibattito si è concentrato sulle moschee, ma in realtà, volendo ben leggere la legge, si parla di tutti i luoghi di culto, perché ovviamente tutte le leggi devono avere un principio generale, e in ogni caso, nella sua strumentalità e nel suo essere un atto puramente politico, strumentale, propagandistico, non va a risolvere i problemi meramente urbanistici e di fruizione dei luoghi che potrebbero derivare dalla realizzazione di luoghi di culto e di nuovi luoghi di culto di qualsiasi religione. Questi sono problemi eventuali che possono essere risolti con regole esistenti, con un approccio ovviamente laico, approcciandole secondo le regole e le disposizioni urbanistiche esistenti ed eventualmente facendone nuove, ma non con questo atteggiamento puramente, ripeto, propagandistico, strumentale e quindi inefficiente. Se posso aggiungere un ultimo punto, allora, riguardo al tema della sicurezza, in tutto il dibattito in commissione spesso la maggioranza ha rimarcato, quindi ha mostrato i suoi veri obiettivi, dicendo sostanzialmente che costruire nuove moschee, l'ho detto in maniera chiara e scritto nei verbali di commissione, significherebbe di fatto alimentare il terrorismo, quindi l'importazione dei terroristi. Io credo che un'affermazione del genere, un principio del genere, sia aberrante, significa criminalizzare tutta la comunità dei musulmani in Lombardia e anche in Italia, perché abbiamo sentito queste affermazioni. Io credo che sia un principio assolutamente questo da respingere, soprattutto nell'ottica di quello che è avvenuto nelle ultime settimane. Sì, no, sulla questione, visto che siamo stati chiamati noi come gruppo politico Movimento 5 Stelle, i nostri parlamentari li abbiamo sensibilizzati ovviamente sul tema e
sicuramente faranno pervenire al governo il sollecito a impugnare, e quindi affinché il governo possa, come, e questo penso che sia un importante atto, prendere d'atto il fatto che il gruppo quindi a ragione dell'unitarietà della richiesta di tutti i gruppi di opposizione, il governo prende in considerazione di impugnare ovviamente la legge. Quindi per quanto ci riguarda come gruppo politico abbiamo già sensibilizzato i nostri parlamentari del Movimento 5 Stelle su questo.